Siamo molto favorevoli a questa iniziativa dell'acqua che ci avete portato, insomma, questa iniziativa del referendum dell'acqua come bene comune, nonché ovviamente anche agli altri referendum. Adesso vabbè, stiamo focalizzando questo discorso sui beni di proprietà delle persone, del pubblico. Il dubbio che noi avevamo, il dubbio che io in prima persona esprimevo è se poi effettivamente una volta con la speranza che magari passi il referendum a favore dell'acqua come bene comune, se poi invece non ci sia una retromossa da parte della Comunità Europea, a seguito del Trattato di Lisbona, dove le decisioni prese a livello europeo, a livello di Commissione Europea, vanno in sovrapposizione alle singole decisioni, alla singola legislazione di tutti gli altri Paesi membri. Quindi il rischio è questo, che noi facciamo un referendum, sosteniamo una cosa molto importante, ma intanto il nostro governatore, i nostri rappresentanti hanno ratificato questo trattato di Lisbona, dove praticamente a nostra insaputa si è concesso la piena potestà, il pieno potere del nostro Stato a una struttura superiore, che sarà l'Unione Europea, che sarà una sorta di Stati Uniti, anziché d'America, d'Europa. Per cui ci sarà un Parlamento neanche troppo potente, un Consiglio dei Ministri molto 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 influente, un Presidente che al momento è sconosciuto, che al momento neanche conosciamo i nomi, ma in realtà avrà potere di stabilire accordi internazionali con le grandi potenze internazionali, e poi tutte le decisioni che verranno prese in quelle sedi dovranno essere assolutamente adottate dai singoli Paesi. Per cui su internet sono disponibili tantissimi contributi, magari neanche mi ricordo i nomi di singoli conferenzieri, ma Paolo Bernard per dirne uno, oppure che era uno dei coautori, insomma, di report, con diverse vicende, eccetera, fino ad altre persone che comunque hanno sottolineato, studiandosi bene come è stato fatto questo trattato, quelli che sono i rischi di ogni singola iniziativa, di ogni singolo passo. Per cui l'handicap attuale è che noi, come dire, con grande ardore, con grande amore, stiamo credendo in una serie di battaglie, stiamo spendendo molte energie per portare avanti queste battaglie giustissime. Però è mancata una cosa molto importante, questo è stato il grande scippo che abbiamo subito, è mancato un referendum che chiedesse a noi italiani se volevamo ratificare questo trattato europeo. Una cosa veramente assurda e indegna. Gli irlandesi sono gli unici che hanno avuto la possibilità di fare questo referendum, anche se poi ci sono stati degli sviluppi un po' strani. I tedeschi non hanno accettato le clausole, alcune delle clausole importanti contenute in questo trattato, come non hanno accettate i polacchi, ecco, tra l'altro. Uno può pensare magari paesi più influenti, l'Inghilterra già sappiamo che è all'atri di tutto quanto, saggiamente si è sempre tenuta fuori dalla comunità europea o se non altro dalla moneta europea e da altri vincoli. Quindi è mancato un momento veramente importante di confronto con il popolo, cioè loro hanno preso al posto nostro delle decisioni, hanno preso delle decisioni altamente vincolanti, che mettono a repentaglio poi tutto quanto il nostro patrimonio italiano, come anche degli altri paesi, per cui potranno essere prese delle decisioni, ad esempio si dovrà decidere che come dire, per la produzione di energia elettrica e di energie tutti i paesi debbano avere tot centrali nucleari e in Italia ce ne debba essere una nel Lazio, due in Sicilia e cinque nel Piemonte. E noi non potremo dire nulla di tutto questo, cioè loro possono anche disporre della libertà e della scelta del nostro territorio, insomma, del nostro territorio, del territorio nostro italiano. E il trattato di Lisbona è la goccia che fa traboccare il vaso, è la conferma che purtroppo, e questo non è una visuale complottista, però è una riflessione oramai maturata in 20 anni di affermazioni, di ricerche, di libri, di documentazioni, dove alla fine scopri che l'associazione, il mercato, l'Organizzazione Mondiale del Mercato da una parte, altre associazioni dall'altra, hanno imposto non solo ai paesi del terzo mondo, anche ai paesi del primo mondo, hanno imposto un'economia che doveva essere quella.
che andava incontro alle esigenze naturalmente di determinate strutture private, la privatizzazione, la liberalizzazione, e non teneva conto invece dell'interesse pubblico. Anche nel Trattato di Lisbona non si parla di interesse pubblico né di patti sociali, si parla soprattutto che tutto deve essere privatizzato, liberalizzato. Oggi ci siamo resi conto che è stato fatto un errore. E la mossa, la linea che sta prendendo tutto quanto è che noi ci stiamo impoverendo sempre di più e indebitando sempre di più, in maniera subdola. Uno fa degli esempi: quante persone avranno comprato a rate degli oggetti nelle nostre catene commerciali? Tantissime. Quindi, come dire, ti spingono a comprare l'ultimo prodotto, compralo perché ti conviene, lo paghi a rate. Poi magari molti non leggono neanche le clausole, perché se le leggessi scopriresti altre cose interessanti. Cioè, in qualunque momento loro possono, se risulta che non è arrivata a tempo una cedola, loro ti possono venire a requisire dei beni di valore superiore. Quindi ci stiamo indebitando, impoverendo, c'è disoccupazione e c'è una situazione in cui effettivamente non siamo più liberi di decidere di fare ciò che vogliamo. Cioè, noi dobbiamo lavorare per sostenere lo Stato, che magari deve pagare i debiti in quanto alcune strutture pubbliche sono state vendute, sono state svendute, strutture che andavano bene, e adesso c'è stato un collasso magari dell'economia proprio perché qualcuno ha realizzato dei profitti e noi dobbiamo ripagare i debiti che sono rimasti e magari sostenere i lavoratori che ora sono senza più lavoro. Quindi ricade sempre tutto sulle nostre spalle. Questa economia è riuscita molto bene, quindi non solo a livello internazionale, dove appunto la Banca Mondiale è riuscita a impoverire tanti paesi, a renderli schiavi delle proprie economie, ma a questo punto anche a livello europeo. Quindi il Trattato di Lisbona è la summa di questa politica. E sì, noi il 12 e il 13 giugno andiamo a votare per una cosa molto importante, dove anzitutto io mi auguro che sia molto alta la partecipazione di tutti noi, è la prima cosa, perché esserci è già un primo passo per opporsi a eventuali cose future che potrebbero succedere. Quindi mi auguro che certe proiezioni, certe ipotesi, certe riflessioni su cose oramai già esistenti si possono rivelare sbagliate, però dobbiamo essere pronti a renderci conto che tra pochi anni tutto quello su cui noi abbiamo votato si potrà rivelare assolutamente inutile se inserito in un'ottica di costrizione da parte di strutture al di sopra. Quindi quello che mi auguro ovviamente è che sia alta la partecipazione, perché se alta la partecipazione nel nostro paese, se alta la partecipazione in altri paesi per iniziative similari o di altro genere o di tipo parallelo, potrebbe essere anche alta l'opposizione di tutti quanti, la popolazione dei diversi stati, a questo genere di politica che non ci piace, che non ci appartiene, che non ci chiede nulla, che non tiene conto delle esigenze della gente, non tiene più conto di queste esigenze. Quindi, e questo è il mio augurio.